Foligno dai toni bassi supera il blasone Lacritunno per 3-1 con i soliti gol di Ginai, Braccalenti e Cascianelli. Lacritunno con 21 punti in classifica si presenta con la formazione rimaneggiata a causa dei suoi 4 giocatori indisponibili. Armillei schiera la solita formazione con la variante Salvucci al posto di Agostini. Davanti ai 350 spettatori oggi presenti al Brasone inizia così la 18ª giornata di campionato di promozione Girone B agli ordini del signor Palmieri di Perugia. Primo episodio degno di nota è il calcio di punizione a favore della Clitunno all'ottavo minuto calciato da Cavadenti, ma Roani annienta con l'aiuto della traversa. Due minuti dopo è Braccalenti dalla parte opposta che raccoglie un pallone corto respinto dalla difesa, va alla battuta ma spara fuori. Ancora Foligno due minuti dopo con il solito Cavitolo dalla sinistra che con un tiro cross becca in pieno il palo alla sinistra di Buonincontro. Il ritmo è troppo blando anche se i falchi buone occasioni le hanno ma non vanno a buon fine. Prima è Ginai a sparare alle stelle da pochi metri. Al minuto 38 poi la prima vera occasione per i falchi e Braccalenti a partire diretto verso la rete si trova a tu per tu col portiere il quale esce in scivolata sul puntero Folignate e lo atterra ma l'arbitro dice che non è successo nulla, non è rigore ma neanche simulazione dell'attaccante che non viene quindi ammolito. Braccalenti vede quindi proseguire il gioco tra le proteste dei padroni di casa. L'unica colpa è forse quella di non aver tirato prima per lo sconsolato Falchetto. Al minuto 43 ancora il Foligno ha l'occasione per sbloccare la partita, ma il pallone servito da Cavitolo per la testa della corrente Acciarresi finisce alto sopra la traversa. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, le squadre vanno a bere il tè caldo sul risultato quindi di 0-0. Nel secondo tempo, dopo 12 minuti, si sblocca il risultato. Braccalenti lanciato da Cascianelli, si trova il portiere ospite in uscita dall'area che però lascia il pallone al bomber che va subito a tiro. A porta sguarnita, ma il difensore Baronci ferma la palla diretta a rete con la mano e questa volta non ci sono dubbi per l'arbitro perugino Palmieri che decreta il calcio dagli 11 metri espellendo inoltre il difensore ospite che guadagna così gli spogliatoi anzitempo. Dal dischetto va Ginai al tiro, il portiere sulla traiettoria ma il tiro è molto forte e quindi c'è il vantaggio per il Foligno. Ancora Falchi al 18esimo, stavolta è Braccalenti a servire il compagno Cascianelli ma il suo tiro viene respinto dal portiere ospite con i piedi e l'occasione sfuma. Ma due minuti dopo è proprio Cascianelli a raddoppiare per i Falchi, c'è un bel tiro da due metri di Braccalenti, un Buonincontro intuisce respingendo proprio sui piedi del Tudert del Foligno che deve solo spingere a rete. I campellini non ci stanno e tentano la reazione ed ecco che al 38esimo Celesti subentrato a Candelori scatta sul limite del fuorigioco. Sembrano fermarsi i due centrali del Foligno a reclamare la posizione di offside ma non sono dello stesso avviso arbitro e guardialinee. Esce Roani in maniera rocambolesca ma lo evita il numero 18 della Clitunno che batte a rete riducendo così lo svantaggio. C'è spazio anche per una terza rete per i Falchi che al 90esimo vedono un sublime assist di Klisman Toma subentrato a Cavitolo un quarto d'ora prima per Braccalenti che infila di sinistro tra il portiere e il primo palo. Finisce così la partita con i Falchetti che si portano a più 9 sulla seconda forza del campionato, la Ducato, che oggi viene fermata dall'Atletico Orte sull'1-1. Ai microfoni di Graziano Baccarelli ascoltiamo le parole del preparatore atletico Folignate Paolo Serafini. Cioè, una
una partita al primo tempo sempre sulle mani del Foligno, però non si è mai sbloccato. Nel momento in cui la partita si è sbloccata, il Foligno ha avuto, diciamo, stata padrone del gioco. Ma partita del genere non è stata sicuramente la prima e non sarà neanche l'ultima, specialmente nel girone di ritorno, dove le squadre si fanno sempre più preponderanti, nel senso che vanno alla ricerca obbligatoria del risultato per la salvezza, e quindi sicuramente ogni domenica sarà sempre più difficile. Noi, io credo che dobbiamo sempre lavorare così come stiamo facendo. La partita sicuramente non è stata bellissima, nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, l'approccio sicuramente i primi 10 minuti non è stato brillantissimo, sicuramente dovuto sia alla partita di domenica fatta su un campo, diciamo, un sintetico veramente messo male, che ha lasciato dei strascichi anche in settimana da parte di qualche giocatore. Poi comunque abbiamo lavorato anche in settimana, quindi i carichi ci sono stati. Però io credo che il Foligno è questo, cioè nel senso che poi lì davanti comunque fa la differenza. O che la squadra gioca avversaria in 11 o in 10, credo che cambi poco. Ecco mister, oggi oltre alla vittoria il Foligno ha allungato in classifica sulla Ducato oggi, che è stata sorpresa in casa con l'Orte, perciò più 9, si guarda con più fiducia il finale del campionato. Quello sicuro, però io credo che finché non c'è la matematica dobbiamo giocare così ogni domenica come stiamo facendo.